In questi giorni abbiamo letto sulla stampa e sui social alcune dichiarazioni errate in merito ad argomenti importanti per la mia amministrazione. Iniziamo dal punto di ristoro di Cala Violina. Ci tengo a precisare che al bando che avevamo pubblicato alcune settimane fa hanno preso parte quattro imprese. L'appalto è stato assegnato alla prima classificata, che però 2 giorni prima all'inizio dell'attività ha comunicato agli uffici di non essere in grado di mantenere le richieste presenti nell'avviso. Le altre ditte non avevano i requisiti. Il bando quindi è stato nuovamente pubblicato nei giorni scorsi e adesso attendiamo la scadenza per aprire le buste. Resta comunque a disposizione dei bagnanti il punto vendita al parcheggio di Valmartina. La gestione di Cala Violina sta procedendo senza intoppi e i primi riscontri da parte degli utenti sono molto positivi. Per quanto riguarda invece il parcheggio della polveriera, è bene dire che quell'area è di un privato. Abbiamo aperto da tempo un dialogo con la proprietà per avere in concessione il terreno. È stata presentata una proposta e dovrebbe arrivare a breve la risposta. Purtroppo, trattandosi di un'area privata, il comune può solamente accordarsi con la proprietà. Nel frattempo, però, i parcheggi lungo Via delle Collacche sono rimasti gratuiti. Arriviamo poi alle sedute che sono state posizionate in Piazza Garibaldi. Porteremo avanti il progetto di riqualificazione del centro storico con convinzione. Dobbiamo però ringraziare l'onorevole Vittorio Sgarbi. Dopo le sue esternazioni social, nel borgo sono arrivati molti turisti proprio per vedere quelle sedute. L'obiettivo della mia giunta, per quanto riguarda appunto il turismo, è quello di spostare i flussi dalla costa all'interno. Sgarbi ha sicuramente collaborato al raggiungimento del risultato. Resta il mio invito personale all'onorevole e lo aspetto per fare 2 chiacchiere seduti su quelle panchine all'ombra di Garibaldi.